Intitolare una scuola a una vittima di mafia è una cosa di enorme importanza, perché si racconta ai bambini, ai ragazzi, ma anche a chi abita qui intorno, la mafia dalla parte degli sconfitti, non dalla parte dei carnefici. E questo racconto va incrementato, va aumentato. E noi oggi qua lasciamo un pezzetto di Giancarlo, lo lasciamo per sempre. Questa è la sua più grande rivincita, di cui sono molto orgoglioso, ringrazio molto la preside, gli insegnanti, i ragazzi, tutti quelli che hanno contribuito a questa intitolazione. Perché ricordo molto bene quando 20 anni fa Nora Rizzi non riusciva a Gragnano a mettere il nome di Giancarlo a una scuola, perché non si voleva. Era un nome che dava fastidio. Oggi per fortuna questo è superato. Oggi segniamo un altro punto a nostro favore. Da oggi il plesso di via comunale Napoli dell'Istituto Comprensivo Don Giustino Russolillo porta il nome di Giancarlo Siani. In un quartiere come Pianura, dove negli ultimi mesi abbiamo assistito a una ripresa dell'attività criminale, è particolarmente significativa quindi la memoria e la presenza del giovane giornalista ucciso dalla camorra nel 1985, proprio per il suo lavoro d'inchiesta sui traffici della criminalità organizzata. L'opera forte è quella di sensibilizzazione sui ragazzi, sul concetto di responsabilità e solidarietà. Oggi vedete i fatti di cronaca per quanto riguarda la devianza minorile sono all'ordine del giorno, per cui c'è un tema di prima agenzia formativa alla famiglia, molto spesso le famiglie sono inadeguate, c'è un problema di interpretare il loro linguaggio. Su questo territorio, in questo quartiere, significa dare un messaggio forte e chiaro che la scuola è un presidio di legalità e che le idee delle persone possono passare attraverso il testimone che viene consegnato ai giovani, quindi giovani giornalisti possono crescere, giovani menti che possono raccontare questo territorio in modo anche diverso e possono riscattare anche il territorio attraverso il loro sguardo giovane, attento, curioso e critico. Questo territorio è un territorio estremamente delicato che ha bisogno di speranza e in particolar modo i bambini, i giovani che sono gli uomini e le donne del domani hanno bisogno di credere ancora nei sogni. E questa è una giornata di festa, ha detto bene lei, è una giornata di festa perché è la festa della legalità, ma la legalità si costruisce su banchi di scuola, giorno dopo giorno, in maniera ardua, e grazie alla sinergia tra la scuola e la famiglia che noi cerchiamo di costruire, perché la scuola non deve educare unicamente le menti ma anche i cuori. Qui è ancora più importante. Ora lo sforzo è, e noi in questo ci impegniamo già oggi, a far conoscere Giancarlo a questi bambini che 38 anni fa non erano neanche nati. Quindi a raccontare Giancarlo attraverso i suoi scritti, i suoi articoli, attraverso le cose che fa la Fondazione Giancarlo Siani, perché si innamorino un po' di Giancarlo e del giornalismo di inchiesta che Giancarlo faceva molti anni fa bene e senza gli strumenti che ci sono oggi.